intanto con noi un grandissimo, ragazzi, un grandissimo, direi un gigante, uno dei nostri andrologi di riferimento, uno dei nostri urologi di riferimento, si chiama Nicola Mondaini, l'abbiamo già ospitato a Firenze nella nostra ultima e mai dimenticata esterna. Caro Nicola, come stai? Tutto, se eccoci ci pensiamo. Qua. Buonasera e grazie per la presentazione. Buonasera, ma eccoci se ci qui. Pensate, tutto partì dall'ultima diretta col pubblico della Zanzara. Io c'entra? Non escludo che il coronavirus si sia diffuso quando in Italia. Quando ho baciato il consigliere comunale di Prato, dici io tu. Non escludo che tu sia il paziente zero, perché lì hai fatto un danno enorme al paese. Lì. Anche con la storia dello Squirti che dici, sì, questa cosa qua. Con la storia dello Squirti, il demo, chi c'era lì poi? Il nero, lì come si chiama? Quello vestito da egiziano, il faraone nero, una congrega di disperati, un circo di rincoglioniti. C'era anche il dottor Mondaini, però quello è l'unica persona autorevole che era presente. Scusi, grazie, allora grazie. Il sesso ai tempi del coronavirus, innanzitutto una cosa, fare sesso in questo periodo è consigliato, sì, oppure una domanda semplice? Beh, semplice febbre, no, allora ovvio, è consigliato addirittura, certo, non un sesso occasionale, perché è chiaro, cioè siamo... come non occasionale, cioè bisogna farlo solo col proprio partner, no, dobbiamo stare a casa, questo è il messaggio che viene mandato dal mondo medico, è un messaggio giusto, e quindi a casa in questo caso dobbiamo fare all'amore, perché fare all'amore aumenta le difese immunitarie, c'è cioè una produzione di endorfine, aumenta le mucositi. Addirittura, quindi, cioè trombare aumenta le difese immunitarie. Assolutamente sì, l'attività sessuale innalza il sistema immunitario, questo è dimostrato. E dunque lasciamo perdere il cibo, le vitamine, tutto quello che ci dicono in questi giorni di rottura di coglioni, che può valere sempre naturalmente, però tu stai dicendo, per quello che è il tuo ambito, e la trombata, tu lo chiami fare l'amore, io lo chiamo trombata, comunque fare sesso, così lo capiscono tutti, fare sesso, sì, col proprio partner e non in maniera occasionale, alza le difese immunitarie, può essere una buona protezione, giusto? Può essere una buona protezione, chiaramente in questo momento lo rimarchiamo che... è consigliato stare in casa e l'attività sessuale deve essere un'attività sessuale sicura, quindi assolutamente fatta con il partner. Ecco, appunto, cioè, mettiamo il caso, vabbè, uno è sposato, eccetera, tu dici se proprio deve tradire, sì, no, ma lui sta dicendo o sposata, una cosa abbastanza, naturalmente, sembra, o una compagna. Di assoluto buon senso, cioè dice siete lì in casa, magari la moglie esce 5 minuti, evitate di farlo con la cameriera, con quella che fa le pulizie. Questo mi sembra anche una cosa di buon senso. In questo momento bisogna stare attenti. Perché anche baciare una sconosciuta non va dice, bene. Non fatelo con la governante, esatto, fatelo esatto, con cioè, questo mi sembra. Esatto. In questo momento questo... il bacio, gli affetti, tutto quello che è l'avvicinarsi, tutto quello che fa parte di una sessualità, purtroppo è pericoloso, perché chiaramente sappiamo benissimo come, certo, si propaga il coronavirus. Però scusami Nicola, sì, mettiamo il caso invece uno, che ne so, cioè vai in un bar, anche se ormai insomma non è così facile, vai in un bar, incontri una che non conosci e poi le persone vanno in albergo a casa di uno o dell'altro, bene, eccetera, sì, eccetera. E che uno va al bar e che succede? Ci sono allora, anche che succede? Allora, quali sono le posizioni da evitare? Perché su web circola qualsiasi cosa. Cioè, allora, io direi che in questo momento chiaramente bisognerebbe evitare, ma evitare. Se questo, ma chiaramente la vita deve andare avanti, il mondo va avanti, non è che ci si può fermare. In questo momento vale, prima di tutto, quello che vale da sempre e che ringrazio l'invito per rimarcarlo, che fondamentalmente oltre al coronavirus esistono tantissimi altri virus. Vabbè, quello è chiaro. Non si parla più, no, ma sai, sì, è bene sempre rimarcarlo, non si parla più, per esempio l'HIV e tanti altri virus che hanno una trasmissione sessuale, quindi la prima cosa è che in un rapporto occasionale sicuramente il profilattico. E vabbè, quello sa va a sandir. Ora, chiaro, per esempio, una mia amica, scusami Nicola, una mia amica che è la famosa prostituta della Salaria, che è in questo momento a casa, la grandissima Susanna, mi dice: ma io faccio i pompini scoperti. Pure. Allora, al di là del fatto che sia una prostituta o no, questo, lasciamo perdere questo aspetto qua. Però dice, può avere qualche influenza col coronavirus? Cioè ci può essere qualche tipo di possibilità di trasmissione? Questo è interessante come cosa, perché non riguarda allora solamente le prostitute, che certamente hanno certo, una mole di lavoro superiore rispetto a diciamo alle persone normali. Allora, in questo caso, chiaramente, prima di tutto, per il mondo della prostituzione questo è un momento di estremo pericolo, non solo per chi la frequenta ma per la stessa prostituta. Quindi in questo momento tirare i remi in barca, rinunciare, tirare i remi in barca, questo sarebbe la cosa migliore, stare in casa. Questo tanto in messaggio, però la prostituta deve lavorare, come fa? Se la prostituta deve lavorare, se deve lavorare chiaramente sempre il profilattico,
In questo momento però ci sono dei rischi altissimi, perché nella giornata che arriviamo con una prostituta, incontrare 10-15 persone comunque, è un fattore di rischio altissimo. Certo, e il rapporto orale di per sé non porta, crea dei problemi il o no? Il rapporto orale sia dell'uomo che della donna, dico. Allora, il rapporto orale da un punto di vista di trasmissione virale, non stiamo parlando del coronavirus. Del coronavirus. Sul coronavirus tecnicamente i dati su questo non ci sono, però è chiaramente è un pericoloso se parliamo del coronavirus, perché il coronavirus chiaramente si trasmette con i baci, quindi o che tu bacia due labbra in un senso o due labbra nell'altro senso. Cioè anche le mucose, da quel punto di vista si può se una prostituta, ma lasciamo perdere una prostituta, se una persona va con un'altra infettata e gli fa un pompino, diciamolo in maniera chiara, no? Perché poi sono cose che succedono alle persone normali. Cioè metti una persona singola oppure una sposata, un'avventura con un'altra persona. Allora, è un virus respiratorio, ma in questo caso sappiamo importante anche il contatto, viene rimarcato l'importanza di utilizzare igienizzanti come la mucchina in tutte queste situazioni, quindi anche non è che uno può mettere la mucchina orale, sono d'accordo con te, però anche un contatto orale in questo caso è pericoloso. È pericoloso. Vabbè, e le posizioni invece? Le posizioni da tenere, ora su questo chiaramente sento sempre lì, chiaramente possiamo fare un po' una battuta, a lanciarla un pochino così, uscendo un pochino dalla scienza. In questo momento evitare la posizione a missionario e preferire una posizione dove la donna è prona e l'uomo sta dietro. In questo caso, questo è preferibile, diciamo. Questo è preferibile. Chiaramente qui c'è la scienza. No, vabbè, c'è d'accordo, però c'è più buon senso, insomma. Qui c'è buon senso, insomma. Cioè voglio dire, uno va con una persona che conosce poco, già ci sono dei rischi, e quando stai lì devi anche stare con la testa a scegliere la posizione, cioè la distanza di un metro, come si tiene? Innanzitutto mi sembra meglio vedersi una serie su Amazon o su Netflix. La cosa migliore, lo ripeto, è stare a casa e stare tranquilli e buoni. Con la propria moglie, esatto. Propria moglie, la propria compagna. E chi non ce l'ha? Ha questo vantaggio. E chi non ce l'ha? Ce l'ha, faccia da solo. Compri libero e si faccia due risate, ad esempio. Compra libero il quotidiano diretto. Ciao Nicola, a presto, ciao, abbracci, avanti. Saluti, professore, grazie.